non si sente per niente. Bravo. Fatto, ci siamo. Siamo quasi pronti. Alessandro sta preparando un paio di questioni, sta aggiornando un paio di questioni tecniche che permetteranno a questa diretta e alle successive del pomeriggio di essere, insomma, scoppiettanti, scintillanti, roboanti e rutilanti. Questa era la selezione di aggettivi che avevo già proposto mentre la musica sovrastava la mia voce. Colgo l'occasione intanto per salutarvi, siete tantissimi, da Rick, Michele, Apocalypse, Ragnetta, Hermes, Method Blade, Full Metal Black, Lollo, Crippa, Mario Cicatiello, Ti frugo nel frigo, Sotired 90, Mlumluml, immancabile, Andrea, ciao, benvenuto, Joe Arro, Uruz. Siete già assai e noi siamo pronti a rispondere a tutte le vostre domande. Alessandro sta battendo sulla tastiera, voi non lo sentite, ma è una furia. Nel frattempo vi ricordo che dopo il Q&A delle ore 16 ci sarà la beta di The Crew, giocata sempre da Ale, poi alle 19 anche il torneo di Mario Tennis, anche questa versione di prova che Nintendo ha concesso a tutti gli appassionati della serie e possessori di Switch, che possono scaricare gratuitamente questa versione di prova che ha appunto anche una componente competitiva. Invece stasera alle 21 ci sarà Rapid Nade con Rainbow Six Siege. Ale ha fatto, ci siamo, quasi pronti? Pronti? Via! Ci siamo? Sì! Ci siamo! Benvenuti a questa live Turbofregna! In cui rispondiamo a tutte le vostre domande. Si sente, si vede tutto, funziona? Sì, dovremmo esserci, sì. Ci siamo tutti? Francesco, dovremmo si sente ancora? Sì, si sente, si sente. Vi ricordiamo, prima di iniziare a rispondere a tutte le vostre domande, che da questa settimana siamo in diretta solo su Twitch, quindi se ci state seguendo in replica su YouTube e vi chiedete come mai non fate più le live, sappiate che per un accordo di esclusività con la partnership previsto dalla partnership di Twitch non possiamo andare in diretta su più di una piattaforma, a meno di non proporre contenuti diversi. Quindi ci tocca fare le dirette solo su Twitch, che è sempre stata la nostra piattaforma di riferimento. Vi invitiamo quindi a iscrivervi appunto su Twitch, tanto è facile ragazzi, poi c'è l'applicazione desktop, c'è l'applicazione mobile, insomma trovate il modo, ci farebbe molto piacere avervi qua con noi anche in diretta a interagire. Se vi chiedete che cosa è passato prima, che sono ottime domande comunque. Cosa? Che sono sempre ottime domande comunque. Sono sempre ottime domande. È passata la targhetta Turbofregno, che è la nostra targhetta con cui premieremo il best of the show delle 3 2018. Andremo ad appendere, ad attaccarle fisicamente sui padiglioni della fiera, sui booth. Ma che spettacolo! Per indicare i prodotti migliori della Kermesse Los Angelina, e la mia speranza segreta è che poi qualche publisher ci chieda il logo delle premiazioni, il gagliardetto delle premiazioni, per metterlo tipo nelle edizioni Game of the Year dei loro prodotti, e così Turbofregno finirà finalmente, diventerà una parola come Petaloso. Esatto, finirà dove gli compete, esattamente sulla cover di qualche videogioco. Meraviglioso. Ragazzuoli, visto che siamo partiti con un ritardo maledetto tutta colpa di Francesco, io direi di procedere subito con le domande. Ci abbiamo per primo Giacomo Azzolina, anzi Azzolina perché sono 2 Z. Ciao ragazzi, sono il ragazzo tenuto in gabbia nello scantinato di Serino. Cominciamo benissimo. Mi è stata data la libertà di scrivere una domanda. Mi sembra giusto. Ma secondo voi l'arrivo di Switch sul mercato console... con l'arrivo di Switch sul mercato console, come si porranno le concorrenti rispetto a Nintendo e Nintendo stessa per quanto riguarda i piani per il mondo delle console portatile? Sony o Microsoft risponderanno? Allora, ciao, grazie ragazzi, ora scappo che Serino ha preso la cinghia. Francesco cerca un attimino di essere indulgente, ci sta scrivendo delle cose con molta gentilezza e grazia. Allora, secondo me Nintendo in questo momento, partiamo da lì, non ha intenzione di ritornare con una console esclusivamente mobile, handheld. Secondo me non avrebbe molto senso in questo momento, cioè mettere sul mercato un erede vero e proprio del 3DS, almeno a me sembra così, anche perché con questa console ibrida può diciamo avere entrambi i mondi senza dover aggiungere nulla e quindi ottimizzare anche le proprie risorse di sviluppo. Per quanto riguarda gli altri, è una roba difficile perché se n'è parlato di un eventuale PlayStation 4 in versione ridotta ibrida, e per quanto riguarda la prossima generazione di console da casalinghe non credo che si andrà verso questa direzione, ma comunque anche se si decidesse di creare una specie di piattaforma di mezzo dove poter giocare in mobilità tutti i titoli della libreria ricchissima di PlayStation 4, secondo me sarebbe difficile non essere tacciati o accusati di plagio o comunque di aver copiato Nintendo, quindi non sarebbe una mossa di marketing particolarmente brillante, almeno nell'immediato. Almeno nell'immediato, però un'idea di ibridazione secondo me ci starebbe, anche con uno sguardo al passato. Io pensavo una roba tipo il modulo staccabile, il modulo portatile della vecchia Dreamcast. Dreamcast. Non so se vi ricordate, una roba del genere per avere una qualche genere di continuità tra il salotto e le strade. Per quanto riguarda i titoli... Le strade. Ah, un uomo della strada. Mi sono anche laureato io, Università della Strada. E quindi secondo me sarebbe una roba figa, senza voler proprio creare una console ibrida, potrebbe essere una cosa interessante. È vero che comunque già ci stanno i cellulari, gli smartphone, quindi magari un'interazione con quel mondo lì è più probabile, però lasciatemi un po' sognare. Allora, Mazz88 intanto si è appena abbonato a Twitch Prime assieme a Tifrugo nel Frigo 93 e Unbreakable MD. Grazie ragazzi, grazie del vostro supporto, è apprezzatissimo. Peraltro vado a recuperare un paio. Andrea Bordice, ciao, ma è qui il giuramento del nuovo governo, lo facciamo alle 17:30 se aspetti. Francesci32 dice: ragazzi, per sapere quanto dura con precisione la campagna principale di Vampir bisogna chiedere sempre a Giuseppe, o ne sapete qualcosa anche voi? Ho chiesto a Giuseppe e mi dice 25 ore più o meno, però ragazzi, se avete delle domande su Vampir, magari potete provare a farle a Giuseppe sui suoi profili social. Lo trovate su Facebook come Giuseppe Arace, quello che posta delle foto sexy con gli afro. Sì, esatto. Hermes391 chiede: cosa ne pensate della mancanza dell'exp nel nuovo Pokémon? Allora, io secondo me è un po' presto per tirare delle conclusioni su questo Pokémon, che è un capitolo ovviamente di non regolare. È un capitolo che lo stesso team di sviluppo ha descritto come un capitolo di passaggio per chi vuole arrivare agli RPG di Pokémon partendo da una struttura ludica simile come quella di Pokémon Go, quindi sarà una cosa intermedia. Ovviamente noi non perdoneremo le semplificazioni estreme nel caso in cui poi nel prodotto finale ci siano. Se però al di là dell'esperienza dovessero aver comunque costruito un sistema di progressione piacevole e stimolante, allora perché no? Vediamo un po' quali sono i meccanismi. Io dubito che lo giocheremo alle 3 di Los Angeles, ma comunque sia probabilmente alla Gamescom già potremo metterci le mani. Io ti voglio dire una robetta. Sì. Quando ho visto il trailer ho detto sì. Madonna, quanto non mi piace quest'idea. Però poi mi sono insultato da solo perché ho avuto, cioè, sono stato incredibilmente retrogrado. Cioè non ho dato neanche lo spazio per sperimentare qualcosa di nuovo. Ed è brutto, specialmente se uno, insomma... Per quanto, cioè, sulla strada dell'innovazione videoludica ci si muove spesso, cioè comunque dovrebbe abitarci. E dategliela una possibilità, perché magari viene fuori una roba figa, non per tutti, è chiaramente un titolo fatto per includere il più possibile anche un'utenza che non è abituata ai capitoli classici di Pokémon, quindi si è avvicinata con Pokémon Go e potrebbe tramite questo Let's Go Pokémon entrare anche nel mondo dei capitoli regolari, quindi diamogli comunque una possibilità, diamogli almeno il beneficio del dubbio, poi si vedrà. Sono d'accordo con te. Vado a prendere la domanda di Drek. Salve Giovinotti, ho un bel carico di domande per voi. Posso aspettarmi Francesco e le sue camicie improbabili per le 3? Sì, anche se le camicie insomma sono di solito disastrose con il clima delle 3, però le porterò e almeno se qualche lancio delle video anteprime lo farò con le camicie. Cosa ne pensate di questo Fallout 76 relativi ai rumors? Vai Ale, veloce però. Allora, veloce non è... Guarda, vale lo stesso discorso che ho appena fatto per Pokémon, per il Let's Go Pokémon. Il discorso è questo. Fallout 76 era un annuncio inatteso, onestamente proprio non c'erano avvisaglie che sarebbero tornati con la saga post-apocalittica, i ragazzi di Bethesda, ma il fatto che abbia un'impostazione diversa rispetto a quella classica di Fallout, che ricordiamo dal secondo al terzo capitolo ha avuto una rivoluzione e poi è cambiato di nuovo, quindi non è che il suo essere diverso per natura è diretto ovviamente, magari ha anche un pubblico diverso, lo rende un brutto gioco, anche in questo caso... Io li prenderei con molta calma e neutralità i rumor. A parlare sarà poi il gameplay quando ce l'avremo sotto mano. Sì, comunque sia, chiede poi Drek se pensiamo che sia una buona idea un eventuale survival Rust in stile e Daisy sono due cose completamente, cioè nel senso sono Rust molto diverse. Sì, infatti è veramente bruttarello. Vabbè, un survival, diciamo che se comunque facessero un survival, guarda, secondo me si amplificano il lavoro che hanno fatto già con la modalità survival di Fallout 4 e aggiungono delle sfumature diverse, magari con del micromanaging più accurato e anche ecco, con ecco. Certo, con una... Molto più accurato, ovviamente, e con una possibilità anche di costruire sempre affinando quello che è stato l'editor di Fallout 4, che era una beta, era evidentemente una beta, è rimasta una beta fino alla fine, e con una componente online, che è una cosa che adesso diciamo che cazzo non la voglio, mi fa schifo, però... gli appassionati dei giochi sia per quanto riguarda The Elder Scrolls che Fallout, almeno quelli che conosco io, l'hanno chiesta sempre a gran voce questa possibilità. Quindi io onestamente tutte le cose che sono state messe in preventivo dal punto di vista delle chiacchiere non mi dispiacciono in linea di massima. Vediamo un po' come si riveleranno essere. Ste217 si è appena abbonato a Twitch Prime, grazie. Ragnetta ha rinnovato l'abbonamento per 5 mesi consecutivi, grazie Cri. Allora, altra domanda, utente 157223, ragazzi ma un sequel di Ninja Blade da From e Microsoft, ma come la vedete? L'idea di un Gears of War stile XCOM, la vedete plausibile? Vi piace l'idea del ritorno annuale della saga di Assassin's Creed? Allora, un sequel di Ninja Blade da From e Microsoft, io penso che sia proprio lontano da qualsiasi, cioè, ragazzi lo possiamo dire che era bruttarello, no, era veramente brutto, era veramente brutto. Mentre allora come la vedete l'idea di un Gears of War stile XCOM? Come devo dire che figo. Esatto, come spin-off potrebbe essere interessante, anche perché appunto comunque Gears of War ha sempre lavorato sui meccanismi di copertura, potrebbe essere anche carino vederlo in azione in quel contesto, cioè, lì anche ignorante. Esatto, anche se penso che anche questa sia un'idea che attualmente non so se qualcuno la sta sviluppando e portando avanti. Mentre sul ritorno annuale della saga di Assassin's Creed io dico questo: con la qualità che ha dimostrato Origins, un altro capitolo in un'ambientazione altrettanto affascinante, se non più affascinante rispetto a quella egiziana, a un anno di distanza ci può stare. Se però deve diventare poi questa cadenza annuale una scusa per ridurre le qualità produttive della produzione, allora no. Secondo me questo 2018 potrebbe essere ben accolto il nuovo capitolo che sembra che si chiama Odyssey, perché stamattina l'hanno confermato. Bene, Hermes sulla chat, scusami Hermes ma ho letto Herpes la prima volta, Secondo voi, con l'arrivo dell'estate, Fortnite distruggerà altri record o l'aggiunta di nuove skin e armi non darà quella marcia in più al gioco? Ma in realtà è stato aggiunto anche sia jetpack che un mezzo, cioè un carrello della spesa, che per me è una cosa meravigliosa, cioè... Comunque no, secondo me la situazione è destinata a stabilizzarsi, quindi... altri record o comunque esplodere ancora di più io nel prossimo futuro. Tra l'altro su Twitch secondo me nei prossimi mesi invece ci sarà ancora una piccola impennata estiva e poi perché a settembre si stabilizzerà. Ultimamente su Twitch si è un po' stabilizzato. È vero che ci sono dei momenti in cui PlayerUnknown's è tornato prima, cioè è tornato diciamo okay. Al primo posto. Quindi... a proposito di PlayerUnknown Battleground, secondo me quest'estate su quel fronte dovete aspettarvi tante novità, perché Fortnite l'ha veramente dal punto di vista dell'esposizione mediatica sostanzialmente distrutto, e io penso che i ragazzi di PlayerUnknown's Battleground non staranno con le mani in mano, cercheranno probabilmente di cambiare modello produttivo e di proporre una stagionalità nella distribuzione dei contenuti e nella proposizione delle sfide più simile a quella di Fortnite. Hanno detto che lo ottimizzeranno, tra l'altro. che non è poco. Quindi secondo me quest'estate un po' di novità su quel fronte arriveranno. Allora, nel frattempo mi rendo conto che abbiamo lasciato mezze domande di Drake, ma le faccio al volo. Sarebbe il primo survival AAA o sbaglio? Sì. Fondamentalmente con quei valori produttivi credo che sarebbe il primo. Io onestamente non so se mi sento di includere Metal Gear Survive tra i survival puri oppure tra i AAA, no. Perché mi sento forse più doppia, anche perché doppia, il pricing sono d'accordo, e non è neanche, ed è un action survival. Avete mai giocato la modalità online di Fallout 2 che non era ufficiale? Ci ho giocato e non era proprio facilissima da gestire. E tutto sommato comunque quando funzionava non era per niente male, quindi Squad 95, è vero che Blue Hole ha denunciato quelli di Fortnite. Allora c'è stata questa diatriba, ma che sembra limitata al fronte orientale, sembra che siano state denunciate le divisioni coreane forse di Fortnite, mi sembra di aver letto, e in realtà questa denuncia è più l'apertura di un'indagine per capire se Epic non abbia violato qualche copyright quando ha recuperato sostanzialmente, quando ha inserito la modalità Battle Royale nel suo titolo. Qualche copyright ovviamente non creativo, non è che la modalità Battle Royale è esclusiva di PlayerUnknown's Battleground, ma qualche copyright tecnico, insomma, perché appunto le due case di sviluppo avevano lavorato a stretto contatto e quindi magari anche non volendo Epic potrebbe aver acchiappato frammenti di codice che erano di proprietà di altri, ma in realtà non si sa bene come finirà. Ricordiamo che come dicevamo ieri nel nostro TG videoludico, che c'è tutti i giovedì alle 20, segnatevi, ieri è stata un'edizione meravigliosa, come dicevamo ieri c'è l'ombra di Tencent, che è questa corporazione mega galattica enorme che controlla l'entertainment globale e dei mercati asiatici, che ha le mani in pasta a tutte e due le parti. Quindi probabilmente c'è chi dice che tutto si risolverà con un nulla di fatto, c'è chi dice che in realtà la denuncia sia proprio partita anche per la volontà di Tencent di allargare il suo la percentuale di proprietà che ha Epic. Vedremo un po' come andrà a finire. Frollo33 ci fa una domanda, anzi una serie di domande interessanti. Allora, ciao ragazzi, vi seguo da molto tempo ma non vi ho mai scritto, rimedierò oggi con la seguente domanda, grazie di averci scritto. Pokémon Let's Go sembra un capitolo di transizione, un modo per avvicinare coloro che hanno giocato a Pokémon Go alla serie principale per poi traghettarli verso il capitolo classico del 2019. Da quest'ultimo vi aspettate una rivoluzione grafica e di gameplay alla Zelda Breath of the Wild o il solito compitino di Game Freak? Grazie. Allora, sì, siamo d'accordo sul fatto che probabilmente l'idea è quella lì, è proprio di traghettare, come dici tu, giocatori verso il capitolo classico del 2019. Io l'ho già detto in altre occasioni, onestamente l'idea di avere un open world in un gioco Pokémon con la possibilità di girare proprio alla Zelda, cioè quindi con aree esplorabili veramente in tutte le direzioni, anche con una certa verticalità, per raggiungere punti segreti dove trovare quel Pokémon particolare, quindi creare una distribuzione zoologica, faunistica, più realistica, tra virgolette, e anche con... sì. E anche... Ma se, ti tiro un pupazzetto, eh? E io ti tiro un cuore, stai attento, Che miseria. Ah, ecco. Quindi con una coerenza ambientale forte con i Pokémon presenti in un determinato luogo, a me mi sa una roba fichissima, fichissima, e mi piacerebbe vederla sperimentata da ragazzi. Io penso che ci saranno modifiche sostanziali ai meccanismi di gioco, ma che non sarà una completa rivoluzione, perché dismettere in toto quelle che sono le caratteristiche tipiche della saga, secondo me non è nei piani di Game Freak e nemmeno, insomma, di Nintendo, di Pokémon Company. Sarebbe figo, ma insomma. Allora, volevo fare un paio di domande. Dicono 19, dice: cosa vi aspettate da Bungie il 5 giugno? Ecco, io lì mi aspetto una conferenza, comunque una presentazione bella intensa, con questa nuova modalità rivoluzionaria proprio per il genere, che spero che possa dare un po' di varietà in più. E poi, insomma, vabbè, mi aspetto personalmente l'arrivo finalmente di nuove razze di nemici che non siano dei reskin. Secondo me l'anno 2 di Destiny 2 deve iniziare anche con un messaggio forte dal punto di vista contenutistico, che sia una nuova classe o delle nuove sottoclassi o delle nuove razze, qualcosa di nuovo mai visto ci deve essere, perché fino a ora hanno sostanzialmente recuperato, anche con l'ambientazione marziana addirittura, un po' di atmosfere ed elementi tutti del primo capitolo, quindi insomma anche basta. Avete già visto qualche esclusiva PS4? No, l'ultima che abbiamo visto è Days Gone, che l'abbiamo vista quanto? 2 settimane fa, mi sembra. Fa, sì. Ve l'abbiamo raccontata, però poi tutto il resto lo vedremo alle 3. Abbiamo intravisto Dreams, io e Ale, a Los Angeles, a un evento per i giudici e 3, più alcuni titoli della line-up PlayStation VR che vi ho raccontato. Dreams è molto promettente, ma come sempre molto particolare, molto difficile da collocare sul mercato da un punto di vista economico e commerciale. Vedremo un po' come andrà. No, pensavo che avrebbe detto: abbiamo fatto in uno contro l'altro e gli ho rotto. Vabbè, però. No, vai. Però è successo, l'hai detto tu. No, vedi, ormai detto io perché fare... hai bisogno di questo incentivo così. Non è vero. Carlo chiede che se con la conferma del nuovo Assassin's Creed mi sono rimasti degli altri TBA di Ubisoft oppure tutto scoperto adesso. I miei appuntamenti delle 3, no, non mi sembra di avere, no, forse uno piccolino, uno ce l'ho, però non so se non penso sia un AAA, perché non me l'hanno fatto mettere il primo giorno, quindi magari è qualcosa di quelle produzioni indie che comunque Ubisoft porta sempre avanti. Bluepoint, possibile stia lavorando, chiede Spyware, a Metal Gear o Ico per completare la saga? Possibili novità alle 3? Allora, secondo me sì, ce lo diranno Bluepoint, ce lo dirà Bluepoint a che cosa sta lavorando, cioè non lei stessa, ma in qualche conferenza si vedrà. Io spero in un remake di Ico, così come è stato fatto per Shadow of the Colossus, così si chiude la trilogia, siamo tutti felici, ce l'abbiamo su PlayStation 4, fermo restando che poi vabbè, c'è quei problemi di conservazione della volontà autoriale, visto che Ueda non è più coinvolto, però anche un po' sti cazzi. Andrew 2192 si è appena abbonato per 2 mesi consecutivi e noi lo ringraziamo molto. Allora, Marco Argentino: buongiorno cari estimatori di prelibatezze videoludiche, quest'oggi voglio porvi un paio di domande un po' scomode. Secondo voi questo Fallout 74 sarà un vero survival gestionale multiplayer online come si vocifera? In parte abbiamo già risposto, non lo sappiamo, ma non sarebbe un grossissimo problema secondo me. A me non dispiacerebbe un Fallout in stile State of Decay 2, gioco con il quale continuo a giocare volentieri. In realtà forma una struttura in quel modo, magari con un accento minore sulla pluralità, diciamo, dei protagonisti e sulla gestione degli insediamenti, e quindi con una personalità un po' particolare, un po' diversa, non sarebbe male, però con una struttura del mondo, diciamo, su quello stile non sarebbe male. In attesa del vero gioco Pokémon in arrivo nel 2019, questo Let's Go Pikachu e Eevee, oltre a strizzare pesantemente l'occhio a Pokémon Go, ne integra ne integrano determinate meccaniche che volendo vedere semplificano moltissimo il gameplay, andando di fatto a eliminare gli scontri casuali con i Pokémon per fare esperienza, limitandoli alla semplice cattura con i sfere. Anche su questo abbiamo risposto. Secondo voi non è estremamente limitante? È molto difficile. In realtà non proprio a questo, però non è limitante in senso stretto, in realtà è un ampliamento di quella che è l'avventura di Pokémon Go, e secondo me ci può stare, ripeto, non è un capitolo principale, quindi ci può stare come, con l'obiettivo di aumentare l'inclusività della serie. È stato annunciato il prezzo di lancio della sfera Poké, controller opzionale per i due titoli sopracitati. I €50 per una periferica di questo tipo non saranno eccessivi? Sì. Forse sì. E il fatto è che Nintendo, esatto. E Nintendo ti vende anche i peli di Mario come se fossero, dipende, insomma. Secondo me, per esempio, i prezzi degli amiibo ci possono stare per quella che è la qualità costruttiva, mentre anche quando era uscito il Pokémon Go Plus, quella spilletta che costava 40 €, 39 mi sembra, cioè anche quello era un prezzo eccessivo, quindi forse è una consonanza di fattori, cioè da una parte Nintendo, da una parte Pokémon, sanno che tira, sanno che lo vendono, sanno che finiscono le scorte, ma sì, ma sti €10 in più, ma mettiamoceli, io la comprerò. E non avevamo dubbi. Volevo citare, tornare un attimo sulla questione di Ubisoft. Allora, il fatto che io non abbia dei TBA non significa che Ubisoft non possa fare degli annunci. È successo anche in passato che alcune software house abbiano fatto degli annunci senza poi avere uno slot per mostrare il gioco alla stampa, o perché è solo un teaser e quindi magari la release, la pubblicazione è un po' più avanti nel tempo, o perché durante la conferenza fanno già vedere una bella sequenza di gameplay e magari non hanno una demo hands on, avrebbero solo la demo hands off che già fanno vedere in conferenza, non è che ti richiamano a rivederla perché tanto è uguale in una stanzetta, punto e stop. Quindi tutto è possibile, ragazzi, tutto è possibile. Quando avete l'incontro con CD Projekt Red, il primo giorno di fiera, la fiera apre alle mezzogiorno di martedì 12 ora di Los Angeles, noi a 00:30 siamo dentro da CD Projekt Red a vederci questo Gwent, vero Ale? E vai, sì, sto preparando il mazzo, vai, dai. Allora, One Crutch Man, buongiorno giocatori del piacere videoludico, approfitto, che tra l'altro è una bellissima definizione, approfitto della mia prima domanda, e oggi magari, cioè, oggi è meraviglioso perché è un crogiolo di prime volte. Un crogiolo. Allora, ma la devi fare finita. Guarda che ti faccio. Ti sistemo i capelli mentre dormi, con quella zazzera da Smooth Criminal. Allora, approfitto della prima domanda per ringraziarvi per avermi fatto scoprire da quando vi seguo un sacco di titoli magnifici che altrimenti mi sarei probabilmente perso, e siamo felicissimi di tutto questo. Ma veniamo alle domande. Parlando proprio di Inside. Non è che siamo solo felicissimi, cioè. È quello che dobbiamo fare, se ci riusciamo, è proprio il coronamento di tutto il nostro lavoro. Grazie. Parlando proprio di Inside, avete notizie su un possibile nuovo gioco da parte di Playdead, se non sbaglio si chiamano proprio così. Non abbiamo notizie, c'è stato una voce qualche tempo fa sul fatto che effettivamente hanno un nuovo progetto in cantiere, ma di fatto non si sa nulla di realmente concreto sulle caratteristiche che potrebbe avere questo titolo. Anni fa, giocando a Darksiders 2, il gioco mi crashò poco prima dello scontro con Samael, mandando a meretrici, giustamente, il mio salvataggio e costringendomi a ricominciarlo da capo. Ora, al di là dell'elevatissimo numero di perifrasi blasfeme che tutto ciò provocò, immagino che non fossero proprio perifrasi, la mia domanda è questa: vi è mai capitato qualcosa di simile mentre recensivate un gioco, e come avete reagito in sede di recensione? In caso contrario, se dovesse succedervi in futuro, come credete reagireste? Grazie in anticipo per la risposta, non ve lo ricordo, 1300. Vuoi sapere la reazione immediata? Immediata e senza perifrasi, prendo direttamente il calendario e comincio a dargli fuoco a suon di bestie. Comunque, questo è il, diciamo, saltuariamente colpisco cose, però non credo mi sia successo in fase di recensione. No, per fortuna neppure a me, però, cioè, che cosa vuoi fare? Devi ripartire, metterti a testa bassa, ripartire. Quello è, non puoi fare niente. Adesso non puoi nemmeno farti passare, molto spesso non puoi nemmeno farti passare dei salvataggi dai colleghi, perché quasi tutti collegati all'account, esatto, collegati all'account, quindi niente, ritardi la recensione, che cosa devi fare? Come per esempio con Prey, che però non stavo recensendo, c'ho avuto un glitch che era impossibile far sparire, cioè non potevo più correre. Non potevo correre in assoluto, quindi dovevo farmi tutto il gioco camminando, da metà gioco in poi, l'hanno sistemato dopo tipo 2 mesi, e quindi fortunatamente non ho dovuto recensirlo, altrimenti sarebbe stato un problema. Simone Albanesi, buongiorno ragazzi. Aspetta, prendo 2 domande dalla mia chat veloci di Roby Quagliana, che dice: non so a quanti possa interessare, ma a Los Angeles vedrete anche il neannunciato Lego DC Villains? Penso di sì, avevo un TBA piccolino da Warner e penso che si riferisca esattamente a questo titolo qua, perché mi avevano detto che era un gioco atteso, cioè che ci si poteva aspettare dalla Software House. Mauflex dice: pensate che la nuova IP di From Software si avvicini più all'atmosfera di Demon's Souls o a quelle di Bloodborne? Si parla di culti religiosi particolari, alcuni pare di origine azteca. Mi farebbe piacere sapere come la pensate. Guarda, secondo me le atmosfere a cui si avvicinerà di più saranno quelle di Bloodborne, ma invece che il culto di origine mesoamericana, secondo me davvero troveremo qualche cosa di origine orientale. Sicuro. Anzi, se vedete, mi sembra che sia stato pubblicato, sì, se lo leggete mi fa piacere, il mio articolo con i miei Most Wanted dalla fiera. Ci sono 4 titoli che attendo con ansia, più Il Sogno Proibito, che vi lascio il piacere di scoprire, e vabbè, il primo titolo che ho messo è cioè il titolo che ho messo al primo posto è proprio Shadows Die Twice, e secondo me, io lì ho scritto che questo progetto nasce un po' dalle ceneri di Tenchu, perché sapevamo che il team di sviluppo aveva l'idea di tornare a recuperare l'immaginario di Rikimaru e Ayame. Purtroppo secondo me Tenchu non è un brand che oggi farebbe molta presa, a partire però magari da quel concept e rileggendolo alla luce delle conquiste anche artistiche di Bloodborne, siamo arrivati a Shadows Die Twice. Quindi io mi aspetto proprio folklore nipponico riletto però alla luce della violentissima e sanguinosa lezione di Bloodborne. Madonna, quanto usa bene le parole quest'uomo. Allora, Simone Albanesi, buongiorno ragazzi, 2 domande. Si sa niente del remake di Bluepoint Games? No. No, non lo sa nessuno. Konami sarà presente alle 3? Se sì, con che giochi? Sarà presente alle 3 in qualità di bersaglio? No, onestamente non sappiamo se sarà presente, né sappiamo con che cosa. Forse sarà. No, lo dici tu, io so tutto. Infatti ho detto, forse lo sa Francesco che... ok, io so tutto quanto. Sappi che io so tutto quanto. Ho capito, non puoi dire nulla. Allora di che non puoi dire nulla, e non posso dire nulla. Perché c'ho 5 giochi, tutte esclusive, tutti... Aspetta, perché è successa una roba che potrebbe... Mi si è cancellato il calendario delle 3? No, eccolo qua. Konami sicuro porta Zone of the Enders. Vabbè, ma quello lo sapevamo, è uscita anche la demo in VR. Però potrebbe anche portare qualcos'altro, diciamo così. Ragazzi, fa un nuovo Metal Gear Solid. No, magari. E poi porta PES. Vabbè, PES sicuramente. Allora, Ventransoul, salve ragazzi, avrei una domanda sul nuovo Fallout 76. Speriamo che non sia una di quelle che abbiamo già coperto. No, secondo voi la versione PlayStation 4 sarà un tantino più performante rispetto al suo predecessore? E che ne so, cioè nel senso... non sappiamo manco di che morte dovremo morire nella prossima avventura a Washington, quindi da qui a... speriamo, nel senso... lì è proprio difficile, perché bisogna vedere anche la scala e la dimensione, sai che il motore di gioco non è che fosse... Certo, quello lì. Dal trailer sembra proprio quello. Quello lì. Dei fili con degli angoli preoccupanti. Bisognerà un attimo vedere, ma non mi aspetterei... In ogni caso, diciamo, lo stato dell'arte del dettaglio. Poi è chiaro che quando si va a analizzare la componente tecnica di una produzione, appunto, ci sono anche tanti, respiro, certo. Ti giro un po' una domanda, rapidissima. Quando scade l'embargo sulla recensione di Vampir? A fine del weekend? Mi sembra alla mezzanotte del 4. Quindi è un embargo notturno, come notturno è il protagonista. Quindi alla mezzanotte fra lunedì e martedì. Madonna ragazzi, proprio, dovete esserci a cannone. Elkan85, buon salve a tutta la baracca. Sto giocando all'ultima opera di Quantic Dream e devo dire che è sicuramente il miglior prodotto del team di David Cage. Il comparto animazione è qualcosa di incredibile in alcuni casi, mentre in certi frangenti c'è ancora molto da lavorare. Molto ce l'ho messo io, ma ci credo molto, ma il salto rispetto al passato si vede come ora, essendo quasi giunti a fine generazione, non ci hanno messo un po' tanto a raggiungere questi standard qualitativi. Confrontando PlayStation 3 con PlayStation 4, lo sviluppo su quest'ultima sarebbe dovuto essere più semplice, eppure i giochi ci hanno messo un attimo di più a mostrare certe potenzialità. Non trovate? Quali sono le ragioni? Ottimizzazioni? Mercato, per esempio nel caso di Sony, che con PlayStation 3 doveva recuperare un gap, mentre qui è partita già la stragrande? No, un attimo, non è una lamentela, sia chiaro, anche perché da aprile a fine 2019 ci saranno una miriade di titoloni, sia in esclusiva che di terze parti, però forse questo ha portato ad avere momenti troppo pieni, alternati a momenti troppo vuoti. Allora, ti rispondo rapidamente. Per quanto riguarda la scorsa generazione, il salto tecnologico, ma in generale su tutte le piattaforme tra PlayStation 2 e PlayStation 3, era molto più marcato, cioè... lì tutte le tecnologie al servizio del gameplay e del prestigio tecnico del gioco, dei videogiochi, hanno avuto un'accelerazione molto più esplosiva. Quindi c'è stato un cambiamento netto tra la generazione precedente e l'altra. In questa invece non si è lavorato, ma parlo proprio anche dal punto di vista della tecnica dell'hardware, non si è lavorato tanto sull'aumento della potenza quanto sull'efficientamento della tecnologia. Quindi efficientamento. Efficientamento? È un termine ingegnerissimo che tu non lascia bene. Quindi il conferimento di una maggiore efficienza e funzionalità. Hai ragione. Lo so che c'ho ragione, non è che mi invento le palabra. Ma non è vero, ma sì che te le inventi, smettila, forza. Ora bisogna, tutte le volte che tu dici una parola... un po' estrosa, bisogna cercare di capire se viene dal vocabolario italiano Bruni o... Ah, Francesco, oppure... sei il solito menterino. Allora... menterino. Allora, volevo dire... Aspetta, vai, finisci. Quindi, secondo me, è anche coerente con questo cambiamento qui, nel senso che questa generazione qui ha avuto dall'inizio alla fine, ma anche dalla scorsa generazione, un'evoluzione ridotta in esplosività dal punto di vista della qualità grafica, e sarà così anche nella prossima. Secondo me ci sarà un miglioramento dal punto di vista dell'efficienza con, che so, raggiungimento di 4K stabili, speriamo a 60 fps, ma ci credo veramente pochino. Non sarebbe male avere un'esperienza, diciamo, con lo stesso, cioè di valore, con anche, secondo me, tra i 45 e i 50 fps, che secondo me è uno sweet spot che ci si può anche stare, e in generale un ampliamento di altri elementi, come per esempio, diciamo spesso, fisica e intelligenza artificiale. Quindi questo è... Per quanto riguarda Quantic Dream, io sono tendenzialmente d'accordo con te per quanto riguarda Detroit. Secondo me c'ha delle cose che sono molto fighe, ma tante altre che invece sono un po' deludenti. Quindi poi la cosa bella, e questo è sicuramente un punto a favore, che può piacere di più o di meno a seconda della strada che si prende. E questo qui è sicuramente un punto a favore, perché vuol dire che... La capacità del giocatore di modellare la propria avventura esiste ed è molto forte. Quindi poi che altro c'era? Tu dici che con PlayStation 3 doveva recuperare, ma in realtà con PlayStation 3 non c'aveva niente da recuperare, perché PlayStation 2 è stata probabilmente la console più... cioè, migliore di Sony dal punto di vista... alla fine del ciclo vitale di PlayStation 3 doveva recuperare, però esatto, quando lanciò PlayStation 3 non doveva assolutamente recuperare, tant'è che fu proprio quello, cioè la posizione di estremo vantaggio nel mercato, che fece perdere un po' la bussola al buon Ken Kutaragi o Kutaragi, insomma, non so se è dolce o duro il suono, ma insomma... perse un po' di vista quelle che erano le esigenze dei consumatori. Per il resto sei d'accordo? Va bene tutto? Vuoi inventare delle parole? Sono d'accordo. Okay. Beh, no, io non sono bravo come te a coniare nuove parole. Non ho quella esturibilità che di solito ti contraddistingue. Quindi è un po' copiato però, cioè, è stato un po' perturibile. Davide PD dice: una domanda per Francesco ma senza polemica. In questi giorni ho riletto le recensioni di Fallout 4 che, come ricorderete, furono un po' tutte sul 9. Ora però anche nei vostri live sento solo stroncature sulla trama, sul gameplay, sul motore. Non pensate che all'epoca si esagerò un po' nel... Vabbè, qui dice nell'estate, ma penso che sia nel valorizzare un gioco che aveva già tanti difetti all'uscita. Allora, guarda, io mi ricordo la recensione nostra di Fallout 4. Noi le abbiamo dato 8,5, l'ha fatta Sergio, una delle ultime review di Sergio Pennacchini, e già all'epoca prendemmo delle sassate forti, perché Fallout era una di quelle saghe che non si poteva toccare, perché insomma, si veniva dal 3, dal New Vegas, che avevano lasciato un'ottima impressione nel pubblico. Secondo me sì, cioè, per rispondere alla tua domanda, tutti quanti hanno all'epoca esagerato un po', compreso Sergio, che secondo me, cioè, che fece un'analisi giusta, ma poi il voto forse poteva anche essere un po' più duro. Diciamo che lui valorizzò molto la quantità di contenuti, a cui penso che non si possa dire niente, e comunque sia anche l'atmosfera, la caratterizzazione dell'ambientazione, che pur non essendo a livelli del 3 comunque è piacevole. Però sì, Davide, sono... per me esagerato, cioè, devo dire che a me non mi ha fatto schifo, no, ma infatti, cioè, non è senso, che uno gli deve dare l'insufficienza. Adesso pare un gioco di cui dobbiamo tutti dimenticarci. No, non è che gli dobbiamo dare l'insufficienza, è che, sai, fosse uscita una nuova IP con quella qualità, uno dice boh, anche, cioè, molto bene, anche clamore. Però nel confronto con quelli che era l'eredità del terzo capitolo, che è un'eredità monumentale, il 4 è ovviamente perdente. Forse è anche questo rapporto, insomma, di sudditanza nei confronti del precedente capitolo che lo mette un po' in cattiva luce, ma non è sicuramente un brutto titolo. Per me è un titolo che, serenamente, se dovessi valutarlo io anche col senno di poi, attorno all'8 glielo darei, ma serenamente, ecco. Apprendista Eroe fa una domanda interessante: cosa ne pensate dell'arrivo dell'Atari VCS il prossimo anno? Ha senso secondo voi fare uscire una console così, senza nulla di originale, a fine generazione, dopo il fallimento delle Steam Machines? No. Per me sarebbe una figata se Atari entrasse nel mercato supportando i piccoli sviluppatori indipendenti, ma sento puzza di Titanic. Guarda, c'è il bersaglio per l'iceberg. Senso puzza di Uia. Sì, lo ricordate Uia? No, che cioè, sì, con ma... Uia, che è una roba che in viterbese vuol dire l'India. Ma non è vero! È vero? Però sì, cerca CUJA. Con la Y. Sì. Vabbè. Volgarmente il dizionario urbano, va bene. Allora, domanda, vai, procedi Ale, mi sono perso. Sulla Cuglia. Allora, oggi nessuna domanda ma solo una richiesta. Possa continuare di Discomfort Zone con Agoni su PlayStation 4? Hai battuto anche la live alcolica di Sea of Thieves? No, su PlayStation 4 no. Ti vogliono bene, Francesco. No, su PlayStation 4 non posso, ne va delle mie coronarie, non ce la faccio. Lorenzo Dramaccio: su PC la faccio volentieri perché è un gioco che vorrei giocare. Lorenzo Ramacciotti: salve Turbofregni del sapere videoludico, stavolta niente turbo bulissimi, altrimenti Francesco si arrabbia. Bravo, volevo sapere cosa ne pensate del recentissimo annuncio di Assassin's Creed Odyssey. Vi piace l'idea dell'ambientazione greca e soprattutto cosa vorreste da questo nuovo capitolo per provare a rivoluzionarsi da Origins e dai vecchi capitoli? Secondo me non è proprio questa l'idea. Neanche secondo me. Cioè, secondo me, allora, a parte che probabilmente hanno cominciato lo sviluppo non troppo lontano da quello di Origins, ovviamente è iniziato in medias res, quindi molti degli asset, ma anche dal punto di vista ludico, sono stracondivisi. Ci sarà qualche piccola novità, ma è ovvio che ci sia, però la gran parte... Posso dire una roba secondo me? Certo. Secondo me hanno iniziato lo sviluppo insieme a Origins. Ma è, cioè, anzi, pure probabile, insomma. Insieme a Origins, e poi hanno cioè, tenendo comunque aperte degli aspetti della produzione, per poi decidere di chiuderli dopo la ricezione di Origins. Sai cosa mi farebbe strano un botto? Adesso, a prescindere dal gioco, che secondo me ha anche motivo di esistere in quel contesto, e soprattutto se riescono a mantenere l'ottimo lavoro con la suggestione evocata da quel genere, da quella qualità di ambientazione, e ovviamente traslata nell'antica Grecia, secondo me già comunque un bersaglio lo c'entrano. E aveva un appeal molto forte Origins, quindi andrebbe anche bene. Una roba che mi farebbe strano è se dopo Origins arrivasse un capitolo di Assassin's Creed ambientato prima di Origins. Quello mi farebbe un botto strano. Mi farebbe strano. Quello mi farebbe veramente un botto strano, perché così. Beh, Ale, non voglio dire, ma l'antica Grecia... no, teoricamente, cioè, si muove anche in quel periodo, quindi non è necessariamente ambientato prima, non necessariamente. No. Però può esserlo. Beh, può esserlo, sì, perché l'Egitto è molto, molto avanti, insomma. L'Egitto tolemaico era quasi anno zero, era il 40 avanti Cristo, una roba del genere, no? No, è perché lui divulga forte. Allora, Golcom da 76 si è appena abbonato a Twitch per 4 mesi consecutivi, grazie infinite. Ricordatevi tutti quanti che se avete l'abbonamento a Amazon Prime, l'abbonamento a Twitch, a questo canale, è gratuito, mi raccomando. No, volevo dire che per me, allora, l'Egitto è quell'ambientazione che è figa perché, vabbè, la conosciamo tutti, la studi da piccolino e quindi, insomma, c'ha un suo fascino, ma le sfaccettature di una ambientazione greca dal punto di vista della mitologia, delle filosofie super diverse tra di loro, per me, cioè, anche solo Sparta, è possibile che sia molto più figo da quel punto di vista lì. Secondo e poi, me, sì. Se ci pensate, è anche molto più vicino a quello che è il nostro immaginario, cioè il nostro retaggio storico, come si dice, osmotico, cioè nel senso roba che ci arriva addosso a scuola e immagazziniamo dentro senza neanche avere una conoscenza chiara di quel mondo lì, quindi mi piace molto, mi sono inventato un nuovo termine. Va bene. Marco Dovachin, ciao ragazzi, domande. Assassin's Creed Odyssey, il gioco misterioso di Ubisoft, potrebbero essercene anche altri. Fallout 76 è uno dei due progetti di Bethesda Game Studios prima di Elder Scrolls 6, è possibilissimo. Sì, dite il gioco che aspettate di più da ogni conferenza. Shadows Die Twice, quello di Blood, di From Software. No, io invece Death Stranding a cannone. No, io voglio vedere roba nuova. Beh, cacchio, vabbè, nuovo. Sì, oddio, anche Death Stranding è nuova perché non si sa un cazzo di niente. Capito? Quindi, no, hai ragione. Anche Death Stranding è interessante. Legend 691 si è appena abbonato per 4 mesi consecutivi. Helgan per 3, grazie ragazzi, grazie davvero. Allora. A proposito di abbonati, qualche teaserino sul canale Telegram. Vi arriva questo fine settimana le impressioni di Giuseppe, ma teaserini pre-3 su quello che vedremo alle 3, o su quello che abbiamo già visto, è impossibile ragazzi, è veramente impossibile, ci ammazzano. Allora. Che cosa ridi? Ho letto un aggettivo che dovrò utilizzare per forza di Jules9. Ragazzi, che è? Polluenti, va bene. Ragazzi, quanto attendete Devil May Cry 5? Anche quello che sembra confermatissimo sostanzialmente, i rumor ormai lo danno per certo. Io sarei molto contento di vedere Dante e Bayonetta di nuovo scontrarsi sulla scena, fermo restando che io appunto sì, voglio un Devil May Cry che riprenda finalmente le caratteristiche ludiche della saga originale. DMC aveva un combat system bellissimo, anche un bel immaginario, ma legarlo per forza a Dante e Devil May Cry secondo me è stato forse un errore. Con un'amarezza importante che trascina, perché era Era un bel gioco, ma doveva avere il coraggio di inventare un immaginario tutto suo. Se si fosse chiamato, che ne so, Giovanni Can Cry, sarebbe stato comunque... Esatto, Giovanni Can Cry, che è GCC, no, non sarebbe stata una merda, Ale. Fai cagare non solo nell'inventare parole, anche nell'inventare gli acronimi. Vai a fare. Sono un genio del marketing. Sì, esatto. Allora, Julps, buon pomeriggio, polluenti giovani. Come state? L'hai detto nella frase precedente. Non mi dilungo troppo nel decantare le vostre nobrigie e passo subito ai quesiti. Qual è il vostro sogno proibito di questo E3? Parlo di un titolo il cui annuncio è estremamente improbabile, ma che vi farebbe distruggere scrivanie a suon di martellate. Guarda, già lo sappiamo per quanto riguarda Tommaso e Francesco, e gli altri contano come spoiler, quindi non ti posso rispondere. Esatto, perché stiamo facendo questi 5 articoli, noi che parteciperemo alle 3, quindi io, Ale, Todd, Serino e Giuseppe, con i nostri Most Wanted e il nostro Sogno Proibito. Todd ha detto un nuovo Fable come Sogno Proibito, io che ho detto un nuovo il ritorno di Survivor, diciamo così. Si è grattato perché sa che c'è. No, adesso si mangia le unghie perché sa che c'è. Non è vero, smettila che poi ci credono, Ieri ho postato su Facebook, Madonna, ragazzi, ieri ho postato su Facebook una lista finta con la foto fatta al mio schermo e un filtro di merda in cui avevo scritto le peggio cagate. Oh, ma c'è qualcuno che ha detto però su River HD The Complete Saga lo vorrei, però Ico Remake. Non gli date spago. No, assolutamente. Allora, come mai nonostante Nintendo abbia immediatamente precisato l'arrivo di un core title nel 2019, ho avvertito un grandissimo butt hurting oggi proprio, per l'annuncio di Pokémon Let's Go? Guarda, che ne so, nel senso, l'hai avvertito tu, se fosse stato il culo mio ti avrei saputo rispondere, ma in questo caso... forse non ti piace quella formula lì, ci può stare, però abbi fede, nel senso che può anche funzionare, e comunque in ogni caso, visto che esiste quel bersaglio lì, quel titolo in arrivo, non sei costretto a inciampare in questo capitolo. Ma per quanto riguarda il butt hurting vorrei anche sottolineare che se c'è qualcuno che non l'ha sentito, nonostante le polemiche, questa è proprio Nintendo, le cui azioni sono salite del 4-3%, una roba così, e il culo non gli brucia, ma semmai gli ride. Esatto. Sentito grazie a Fa per tutta l'agonia provata ieri sera, e a lui presente Pocherello per aver creato disagio al nostro giovane Francesco. Tra l'altro se ne è acceso uno in camera subito dopo la live e si è dato fuoco al culo. Non l'avete più fatta la diretta sul Labo? No, la dovevamo fare con Kenobit, non l'abbiamo fatta. Perché Kenobit si è messo l'armatura da robot e sta ancora girando nell'Interland a spaventare la gente urlando "Camera!" E così, senza motivo. Perché? Vabbè. Allora, ci sono altre domande? Sì, Benedetto Cicala. Ciao ragazzi, due domande per voi. Secondo voi sarebbe troppo difficile vedere annunciato magari dopo, proprio alle 3, un Assassin's Creed per Nintendo Switch? Mi sono dimenticato che dovevamo estrarre Yoku Island Express. Possiamo farlo anche adesso? Io intanto vado avanti con la domanda, tu estrai. Tu vai avanti, io preparo tutto perché devo farmi mandare la lista degli iscritti. Aspetta. Credete sia meglio acquistare Pokémon Let's Go Pikachu, Eevee, o aspettare il prossimo gioco che dovrebbe uscire? Eevee. Come la scrivi? Sì. Va bene. No, come lo pronunci tu? Eve. Sei sicuro, Sono abbastanza sicuro. O Ivi, ma non Ivi. Allora, io ho le mie pronunce, non mi devi scocciare, che ho un vernacolo tutto particolare che c'è solo a 1 chilometro da casa mia. Lascia perdere, va bene? Sì. Ok, sì. Non trovo più come si fa questa roba a farsi mandare analitica, canale. Vedi, guarda, secondo me un Assassin's Creed per Nintendo Switch onestamente io non me l'aspetto per niente, ma proprio per niente. Mi aspetto di più un annuncio collaterale di un Fallout per Nintendo Switch, slegato dalla conferenza di Bethesda, ma proprio inserito in un direct, in un evento, insomma, live di Nintendo alle 3, quindi un Treehouse event. Quindi mi aspetto più una roba del genere, ma un Assassin's Creed dal mondo del third party proprio no. Io credo che dipende da te se è meglio acquistare Pokémon Let's Go oppure aspettare il prossimo capitolo. Potresti valutare l'acquisto di entrambi eventualmente, però se tu sei più affezionato al corso classico dei titoli Pokémon forse potresti voler aspettare, ma ripeto, dipende interamente da te. Spero vi faccia piacere sapere che ho acquistato il PlayStation Magazine di questo mese sotto vostro consiglio. È una buona lettura, tra l'altro ci sono anch'io, oltre a Francesco c'è sempre, ma questo mese, questa volta insomma ci sono anche, parte mi sa anche la volta scorsa c'ero anch'io. Mi sa di sì, mi sa di sì. Allora, Andrea ci dice: De Cardini. Sono quasi io, perfetto. Quasi. Un saluto a voi, bronzi di Riace del giornalismo videoludico. La mia domanda di oggi riguarda la questione Battlefield 5. Recentemente DICE ha annunciato la limitazione di fazioni e customizzazione dei personaggi al Day One, fatto che trovo sinceramente preoccupante. Voi non pensate che sia quantomeno esagerato che la community abbia raggiunto un tale livello di influenza su un prodotto, soprattutto considerando quanto la community stessa sia diventata incontentabile? Grazie in anticipo per la risposta. Fai una gran bella domanda e sono d'accordo con te, cioè nel senso è una roba un po' preoccupante che alcune scelte vengono redattate in corsa a seconda di quello che è il feedback offerto nell'immediato, prima ancora che il prodotto arrivi sul mercato, esatto. Abbia una caratterizzazione vera e propria dal punto di vista pratico e quindi si ritorni in cantiere per creare qualcosa di diverso. Un esempio è Skull and Bones. Noi non sapevamo che cazzarola fosse, né qual era l'impostazione, né qual era l'obiettivo diciamo sul lungo termine per il prodotto, perché poteva essere benissimo un gioco di battaglie navali meraviglioso, con tutto giocato sul multiplayer, con impostazioni più o meno simulative, comunque una roba figa, e adesso con l'aggiunta quasi coatta di una campagna in singolo potrebbe... Oh! Potrebbe venire fuori una roba che multiplayer è fighissima e poi c'è una campagna in singolo che fa spruzzare da dietro, cioè insomma... Boh, io sono effettivamente anch'io sono un po' preoccupato. Secondo me si esagera delle volte. Devo estrarre a sorte. Vai, allora, oggi estraiamo la versione Xbox, regaliamo la versione Xbox One di Yoku's Island Express, che se mi avete seguito ieri sapete che è questo titolo molto colorato e molto carino che mescola le dinamiche da platform da quelle di simulazione di flipper. Voi siete in totale... Le caramelle! 236, quindi con random number generator da 1 a 236 35 149 è uno scopo. Lollo Inside! No, non ci credo! Non ci credo! Questa è una zona caldissima, sappiate che al 148 c'era Rogash e magari è l'unica volta che non c'è il live. Al 150 c'era Manuel Lessù. Lollo, ma non c'è Lollo. Non oggi. È la prima non volta credo, da sempre che non c'è il live. Ah no, eccolo! C'è. Non ho Xbox, fra. No, ragazzi. Ragazzi, io c'ho la versione Xbox. C'ho la versione Xbox. Vabbè. Va bene così. Vuoi rinunciare, Lollo? Se vuoi rinunciare faccio un'altra estrazione. Perché sappiate che chiunque vince poi non può vincere per l'anno successivo, perché le regole italiane vogliono questo. Dice estraete di nuovo. Estraete di nuovo, va bene. Allora, erano 236 132 Alegaiti, che ogni tanto c'è. Ok, mai sentito. No, ogni tanto c'è. Ci sei, Allegaiti? Lo troverò. Va bene. Faccio l'ultima domanda perché ci sta l'ultima, proprio l'ultima. Uzzaferru, che sicuramente è della provincia di Vicenza. Buon pomeriggio, ineluttabile redazza, domanda pseudo-pippolante. Pippolante. Secondo voi qual è il genere videoludico? Questo sei tu che no, io sono contento, bravi, create delle nuove forme di espressione. Secondo voi qual è il genere videoludico più peculiare che esprime al massimo le potenzialità di questo medium? Che sono due cose che non necessariamente vanno a braccetto. Mi spiego meglio. Opere come Detroit e The Last of Us propongono esperienze che, con i dovuti limiti, possono essere fruibili anche attraverso altri medium mezzi. Ho provato a dare la mia risposta. Secondo me il genere degli immersive sim, con un ibrido di elementi provenienti da altri generi, GDR, action, stealth, narrative, eccetera, secondo me rappresenta all'apice che il mondo dei videogiochi ha da offrire. So che in realtà queste pippe mentali, da cui pippolante, servono a poco, però è divertente confrontarsi su questi argomenti. No, ancora complimenti per il lavoro che svolgete ogni giorno. Quindi non necessariamente un'ibridazione tra diversi media, ma anche un'ibridazione tassonomica, per dirla come la diresti tu, tra diversi generi. Io sono d'accordo con l'immersive sim, che più che un genere è un approccio alla costruzione di un mondo che sia narrativo e interattivo allo stesso tempo, e che secondo me è proprio quello a cui il videogioco dovrebbe aspirare. Poi all'interno dell'immersive sim ci puoi mettere il tipo di gameplay che ti pare, può essere più stealth, più action, più shooter, però sostanzialmente sì, secondo me sono d'accordo con questa lettura. Io non riesco a tirar fuori un'altra roba, perché nell'immersive sim veramente c'è di tutto. È come il mischione degli avanzi dopo Capodanno, cioè nel senso c'è un po' per tutti i gusti, e quindi sono d'accordo con voi. Per me è un contenitore meraviglioso all'interno del quale può mettere veramente qualsiasi cosa, e funziona alla stragrande perché non ha bisogno di avere l'elemento che per eccellenza crea dispersione anche dal punto di vista della qualità dell'esperienza videoludica, ovvero l'open world. Generalmente rimane su un'altra strada, per me funziona benissimo, e quindi butto anch'io immersive sim come risposta. Mi chiedeva che numero è il 171, l'abbonato numero 171. Va bene, ragazzi, ci siamo detti tutto, non abbiamo neanche fatto tanto tardi. Lollo. Vabbè, Lollo, ti si offre una birra, va bene? Ti si offre una birra, e per ti si intendo Francesco, e quindi non ti preoccupare, ci faremo perdonare. Oppure ti comprerà sempre Francesco un Xbox. Quindi, ragazzoli, è tutto per quest'oggi. Noi ci rivediamo fra adesso per una nuova live pomeridiana con The Crew 2, lo proviamo insieme. Come sapete, io sono un pilota incredibile, impeccabile, che non sbaglia un colpo, quindi sarà una cosa veramente anche un po' scocciante, perché sembrerà un trailer così proiettato per il vostro sollazzo, e mi chiedo scusa per questo, che non ci saranno momenti di disagio e di azione. Quindi va bene, ragazzi, finito le cazzate, ci vediamo fra poco. Bella! Ciao! Ciao!